siete presenti qui, aiutarvi attraverso l'annuncio della parola di Dio, del primo annuncio del Kerygma, aiutarvi a entrare dentro questa grande realtà della sua resurrezione, di Gesù Cristo che 2000 anni fa, una notte, sconfisse la morte e uscì fuori in maniera definitiva ed eterna dalla morte. E questo perché? Perché noi siamo persone che abbiamo purtroppo di fronte a noi questo limite. Abbiamo di fronte a noi l'intermediario per la morte che è la sofferenza, con tutte le malattie e tutto quell'arco grandissimo di malattie che conducono ad essa. Abbiamo la morte nella sua triplice dimensione, non soltanto quella del corpo, ma quella mentale o affettiva, quando nessuno ti calcola più, e poi la più brutta di tutte, la morte spirituale, la morte che uno comincia a morire e non smette mai di morire, la morte eterna. Tutte queste cose sono state generate dallo spirito del male, il quale, dice San Paolo nella lettera agli Ebrei, attraverso la paura della morte tiene tutti quanti noi schiavi sotto il suo potere. La morte. Il diavolo tiene il mondo sotto i suoi piedi attraverso la paura della morte. 2000 anni fa c'era l'impero più grande e più potente che il corso della storia abbia mai conosciuto, l'impero romano, che in questo modo teneva il potere su tutto il mondo di allora, attraverso il suo esercito, le legioni invincibili che possedeva, con la tecnica militare, con gli esercizi, con una potenza di armi che tutti gli altri popoli esistenti su quella terra, a quel tempo, sulla terra a quel tempo, non avevano mai potuto sconfiggere. E l'esercito che significa? La morte. Perché se tu ti opponi all'esercito e gli fai guerra, l'esercito ti ammazza. Allora l'impero romano comandava il mondo di allora attraverso la morte. Quello è il potere delle armi. Ecco, allora così, questo è il fatto di questa realtà dove ci troviamo tutti quanti noi. Viviamo una vita sotto il continuo pericolo della morte. E vedete, ci stanno queste religioni violente, come l'islamismo, che insegnano ai bambini fin da piccoli a usare il Kalashnikov o ad avere l'idea, il mito del martire che si fa esplodere per uccidere gli infedeli, e magari se questo martire è la mamma che lascia i bambini piccoli, la mamma sta in paradiso e contente, loro sono contenti che la mamma si è fatta esplodere per ammazzare gli ebrei o altri infedeli. Ecco, dice, come si vogliono imporre queste religioni? Con la violenza, con la cattiveria, con la morte e facendo terrore, il terrorismo, il terrore e la paura della morte. Vedete queste cose come funzionano? Funzionano così. Il diavolo esercita un potere, tiene legate le persone con la paura della morte. E lui questo potere, il potere della malattia, il potere della morte, ce l'ha veramente. Il potere del male in tutte le sue forme, questo è il suo potere, il suo ambito. E il diavolo, fin dall'origine della storia, da Adamo ed Eva in poi, è riuscito a far cadere tutti sotto questo suo potere. L'umanità è detenuta da queste cose. La semplice paura della figuraccia. La figuraccia non è la morte del corpo, ma è la morte fisica, dico morale, di una persona. Perché se uno gli succede che tutti pensano male di lui, lo uccidono dentro la loro testa. E noi, per paura di fare una figuraccia, per carità, che cosa saremmo disposti a fare? È più facile che uno si converta da un peccato stigliandogli la paura di fare una figuraccia, piuttosto che uno si converte da un peccato perché si è pentito di fare una cosa brutta. Così funziona. E la,
paura della figuraccia è una forma della paura della morte. Così quando è fare il bene, fare la figuraccia, non si fa per paura del cattivo giudizio di tutti. Allora il diavolo tiene potere sulle persone che hanno paura di fare una brutta figura davanti agli altri e non le fa fare le cose buone, e così via. Quando Gesù Cristo venne nel mondo 2000 anni fa, quando Dio mandò nel mondo Gesù Cristo per liberare l'umanità dal potere del diavolo, Gesù fece affrontare a Gesù Cristo queste cose: la morte, il mondo, lo spirito del male. Non so se quanto abbiamo in questi giorni ascoltato la lettura della passione del Signore, eccetera, abbiamo capito bene queste cose. Gesù Cristo era l'unico essere umano, sto parlando di Gesù come uomo, l'unica persona che non aveva paura di morire. L'unica persona esistente sulla terra che aveva come Dio il Padre del cielo e basta. Incorrotto e incorruttibile. L'unica persona che amava e voleva solo amare. Cioè che non interessavano i soldi, non interessavano le donne, non interessava di avere potere sugli altri. E Gesù Cristo cominciò a fare la sua opera di annunciare a tutti che Dio è amore, che Lui vuole il nostro bene, che Dio doveva scardinare e sconfiggere il potere dello spirito del male. Con le parole, e quando parlava Gesù Cristo, trapanava il cuore delle persone, scavando fino nell'intimo, nel punto più profondo del cuore della gente. E le persone rimanevano stupite a bocca aperta: che insegnamento è mai questo? Non abbiamo mai sentito una cosa del genere. Non parla mica come i nostri maestri, gli scribi, i farisei, Illel, Gamaliele e gli altri. Quando parla di Gesù Cristo è come se ci leggesse dentro, come se fossimo davanti a lui un libro aperto. Ogni parola ci apre un pezzo di cielo, ci fa vedere uno scorcio di infinito. Chi è in grado di parlare come quest'uomo? E quando gli portavano le persone malate, abbiamo detto in tutte le occasioni in questi incontri che Gesù Cristo non mandava mai via nessuno a mani vuote, ma guariva tutti i malati, e si trattava di centinaia di guarigioni al giorno. Tanta più gente c'era, tanti più malati li portavano, tante più persone guarivano. E lo faceva. Da lui sprigionava una forza che guariva tutti. È una cosa eccezionale l'apostolato di Gesù Cristo sulla terra. Bastava toccarlo per essere guariti. Allora le persone scoprivano che lui, Gesù di Nazaret, la sua persona, il suo corpo, la sua materia, era guarigione. E quando doveva affrontare lo spirito del male, lui prima nel deserto, a solo contro di lui, e poi attraverso le persone che lui possedeva. Prima l'ha sconfitto su di sé lo spirito del male nel deserto prima di partire missionario per la Palestina, e poi lo ha sconfitto nelle persone da lui possedute, fino a quei casi eclatanti, terribili, rarissimi nel corso della storia, come l'indemoniato di Gerasa, che non aveva la possessione di uno spiritello addosso a lui, ma che un esercito letteralmente tale di spiriti del male possedeva, tanto da far diventare quest'uomo, in termini tecnici, energumeno, uno che possiede una forza superiore a quella della sua natura, per cui spezzava le catene d'acciaio con cui veniva legato, giorno e notte urlava, andava nudo in giro, abitava nei cimiteri, qualcosa di terribile, era la schiavitù spirituale di quest'uomo. Esci da costui e non mi tornare mai più. È lui più potente dello spirito del male. E lo spirito del male gli deve obbedire, nonostante sia ribelle al Cristo Gesù. Perché lui l'ha sconfitto e doveva lasciare i corpi posseduti, le teste possedute da lui. Gesù Cristo, liberatore, liberatore. Allora, vedete,
non si annuncia un Gesù da poco. Nessun altro nella storia ha fatto questo. Se ci fosse una persona atea, uno che andasse veramente alla ricerca di Dio in maniera onesta, andando a vedere i grandi personaggi delle grandi religioni, ma che ha fatto Buddha in confronto a quello che ha fatto Gesù di Nazareth sulla terra? Ma cosa ha fatto Maometto in confronto a quello che ha fatto Gesù di Nazareth sulla terra? Quali malati ha guarito Maometto? Un esempio stupido, ma quando Gesù ascese al cielo, la prima comunità cristiana, la più grande, dove stava? Il Papa dove stava? Dove stava? Rispondete, sveglia! Dove stava il Papa? Come in cielo? Non c'era. Gesù Cristo è asceso al cielo, ha fatto Papa San Pietro, capo della Chiesa. Come non c'era il Papa? Certo che c'era. Dove stava il Papa? Dove abitava? Al Vaticano? No, a Gerusalemme abitava. I cardinali e gli apostoli dove abitavano? A Gerusalemme, tutti lì. La prima chiesa della storia dell'umanità è a Gerusalemme. La comunità di Gerusalemme è esistita fino verso il VI secolo dopo Cristo, oltre 500 anni, fino a quando sono venuti i musulmani, hanno ammazzato tutti i cristiani e hanno fatto diventare Gerusalemme e gli abitanti di Gerusalemme musulmani forzati. Così è successo. Tutte le chiese menzionate nel libro dell'Apocalisse, Sardi, Smirne, Laodicea, Efeso, eccetera, eccetera, erano tutte chiese che si trovavano nell'Asia Minore, che si chiama oggi Turchia. Le prime chiese cristiane erano lì, in Turchia, oggetto della rivelazione del libro dell'Apocalisse. Dove stanno oggi queste chiese? Oggi la Turchia che religione c'ha? Sono venuti i musulmani, hanno ucciso tutti i cristiani, musulmani forzati. Questo hanno fatto nel corso della storia. Maometto ha ucciso persone, non ha convertito anime, non ha salvato nessuno, non ha guarito nessun miracolo, non ha fatto nessun miracolo per guarire i corpi malati. Se un ricercatore di Dio onesto andasse nel corso della storia a guardare semplicemente dal punto di vista umano l'operato dei grandi fondatori delle religioni del mondo, solo per questo si dovrebbe rivolgere a Gesù Cristo con tutto se stesso. Ma ancora di più, Gesù Cristo ha affrontato quindi un mondo ben strutturato e delineato. Dal punto di vista, la parte più evidente, più semplice, chi comandava in Palestina ai tempi di Gesù Cristo dal punto di vista civile? Chi c'era? I Romani, quindi il capo della Palestina chi era? L'imperatore di Roma. Gli ebrei non potevano condannare a morte nessuno, perché il potere esecutivo non apparteneva a loro. Condannare a morte un assassino, solo Pilato lo poteva fare, esercitando il giudizio. Quando arrestarono Gesù Cristo, i sommi sacerdoti dovettero presentarlo a Pilato perché lui fosse crocifisso. Ecco, allora, il potere politico, che cos'era? Diciamo prima, il potere delle armi. Come ci stavano i romani in Palestina? Perché c'erano il commercio? Perché c'avevano scambi culturali? Perché l'avevano conquistata con le armi? E imposto per forza di armi il loro potere. A Gesù Cristo gli ha fatto problema Pilato, gli ha fatto problema l'imperatore romano? Assolutamente niente. Libero. Tu, Gesù di Nazareth, che dici di essere dei giudei, perché non mi rispondi? Non sai che io ho potere su di te di vita o di morte? Tu non avresti nessun potere su di me se non ti fossi stato dato dall'alto. E chi mi ha portato a te è più colpevole di te davanti a Dio, ma di me, della mia vita, della vita e della morte, del mio corpo, proprio non mi interessa nulla. E su di me questo potere non lo puoi esercitare, perché non mi fa paura. Gesù Cristo così risponde a Pilato.
mentre tutti vogliono salvare la pelle. Guardate i prigionieri sequestrati dai talebani in Afghanistan. Prodi, salvaci! Tutti i piangiocolanti chiedono ai propri capi di Stato di essere salvati, di fare tutto quello che è possibile per essere salvati, perché tutti hanno paura di morire. E noi ancora di più degli altri. Questa paura Gesù Cristo non ce l'aveva. Quindi di fronte a Pilato, Pilato non ha nessun potere su Gesù Cristo, perché il potere di Pilato sopra Gesù Cristo è di torturarlo e di farlo morire in croce. E queste cose su Gesù Cristo non fanno presa. Poi c'era il potere religioso, che abbiamo detto tante volte nel Vangelo, appare più colpevole di quello politico nei confronti di Gesù. Perché Pilato, che non era stupido, si accorse che i sommi sacerdoti gli avevano consegnato per invidia, e quando lui capì che era una persona buona di Gesù Cristo, fece quello che era in suo potere per provarlo a salvare. Siccome non era un uomo di Dio, cercò in maniera umana di poterlo salvare, con trucchi, con cose, diciamo, lo faccio dare una frustata e poi ve lo rilascio, così vi fa buoni, contenti e fregati. No, volevano morto. Beh, allora questo è un assassino, quest'altro ha fatto un sacco di miracoli, la gente vorrà salva questo. No, 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 libero Barabba, condannato a morte Gesù Cristo in croce. Lui prova i tentativi umani che poteva fare, non gli riescono. Quella era l'ora delle tenebre, non poteva sconfiggere lo spirito del male che agiva attraverso quelle persone. E quindi anche lui capitola, si arrende, si lava le mani e quindi partecipa al peccato dell'omicidio di Gesù Cristo. Ecco, però il peccato più brutto è di quell'altra parte, perché il popolo ebraico aveva interpretato la religione liberata da Dio attraverso Abramo, Isacco, Giacobbe, attraverso Mosè, in forma legalistica. Invece di guardare la storia della salvezza, aveva guardato i comandamenti che Dio ha dato al popolo, e quindi i 10 comandamenti. E poi per mettere in pratica ben 10 comandamenti, i 613 precetti. Accidenti, da 10 ai 613, quanto stavano complicando l'osservanza della religione. Per cui ci stava una serie di riti, di cose da fare, che era un'infinita tortura, togliendo la religione la libertà, la spontaneità. Hanno fatto della religione un insieme di regole, un codice stradale da rispettare. E dice Gesù Cristo: guai a voi scribi e farisei ipocriti, perché voi legate pesanti fardelli sulle spalle della gente, mentre voi non li toccate nemmeno con un dito, come fanno i politici oggi quando fanno le finanziarie, legano pesanti fardelli di tasse sulle spalle della gente, e loro i politici non pagano manco una tassa, si alzano lo stipendio al Parlamento. Così una religione falsa è peggio di una dittatura civile, di armi, perché il dittatore ti costringe con le armi a fare quello che dice lui, ma il dittatore non interessa per niente se tu in coscienza sei o non sei dalla sua parte, basta che gli obbedisci, e se provi a non obbedirgli, via, fucilato, carcere, tortura, e ti toglie di mezzo. E invece ha un potere religioso malfatto. Importava che cosa? Gestire la gente in nome di Dio, perché quello è una cosa che fa presa sulle persone, anche se chi gestisce questo potere di Dio non ne importa niente. Allora, cosa facevano le persone? Quando Gesù Cristo faceva un miracolo, ed era giorno di sabato, gli scribi, i farisei, non esultavano di gioia perché quel poveraccio prima non poteva camminare e adesso cammina. No, guardano al negativo questa cosa, perché siccome non credono in Dio, devono vedere quella cosa come una cosa brutta. Ha disobbedito a Dio, ha fatto il miracolo in giorno festivo che Dio proibisce di lavorare, è un peccatore. Ma come un peccatore? Se ha fatto un miracolo, come fa un peccatore a fare un miracolo? Le persone semplici dicevano, e loro come capi interpretavano la cosa così, perché vedevano le persone andavano dietro di loro, dietro di lui, Gesù Cristo, abbandonavano loro i capi, andavano dietro di Cristo,
Il loro potere si sfaldava nella misura in cui cresceva l'adesione popolare a Gesù Cristo. Allora vedete tutta quella intrecciatura di corruzione, bugie, ipocrisie che il sommo sacerdote, quando condannò Gesù Cristo a morte come bestemmiatore, non gliene importava niente che Gesù Cristo fosse un bestemmiatore, perché avevano deciso di farlo fuori Gesù Cristo non perché era un bestemmiatore, ma perché diceva che tutta la gente andava dietro di lui. Poi vengono i Romani, cancellano dalla faccia della terra la nostra nazione, il nostro potere, e noi siamo perduti. Allora è meglio che muoia uno solo che perisca un popolo intero. Quella che Gesù Cristo fosse bestemmiatore era la scusa più grande, il pretesto più grande che il sommo sacerdote poteva addossare a Gesù Cristo per farlo morire. Quindi questa si chiama falsa religione, si chiama politica mascherata da religione. Facevano quello al tempo degli ebrei, al tempo del Sinedrio, al tempo del sommo sacerdote Caifa. Allora, lui che doveva essere, per il compito che aveva, per il posto che aveva, il sommo sacerdote, quello che capiva più di tutti di Dio, quello più vicino di tutti a Dio, riuscì a dichiarare bestemmiatore, perché lui uomo dichiarava di essere figlio di Dio, colui che veramente era Dio fatto uomo. Cioè, un peccato più grande, una cecità più immensa, una sordità spirituale più immensa non c'era allora. Questo è il peccato umano. Allora, questo peccato Gesù Cristo preso e portato sulla croce, l'ipocrisia religiosa, il dominio attraverso la morte e le armi, la cattiveria, la bugia, la violenza, tutte queste cose Gesù Cristo ha preso su di sé portandole sulla croce, perché così, prendendole su di sé, le avrebbe finalmente sconfitte. Oggi siamo qui ad annunciare la resurrezione di Gesù Cristo dalla morte, che è quello chiamato, dando se stesso, che è quello che ha accolto di sé i peccati in queste dimensioni, è risorto dai morti. E ora è il Signore, e ora attraverso di Lui si può avere la vita. Andiamo bene a vedere questa realtà. Gesù Cristo era l'amore fatto carne, presente in una persona fatta in un corpo umano come noi, con i limiti del nostro corpo. Cioè non aveva la vita, doveva mangiare per vivere, doveva bere per vivere, doveva dormire per riposarsi per cominciare un altro giorno lavorativo. Un corpo soggetto al dolore, a tutte quelle cose che un corpo umano è soggetto. Gesù Cristo ha preso questa natura nostra per salvarla. Lui ha fatto un cammino dal cielo sulla terra. Padre, vado io a salvare il mondo. Lui che era Dio non tenne un tesoro geloso la sua eguaglianza con Dio, ma venne nel mondo. E nel mondo scese in una situazione di povertà. Non nacque nella reggia dell'imperatore romano, ma nacque in una stalla da due genitori popolani, e poi ha vissuto lavorando di braccia, non di rendita, e poi ha fatto una vitaccia come predicatore in giro sulla Palestina, sempre a chiedere la carità per campare, e poi la morte di croce, e il suo corpo nel sepolcro, e la sua anima nel regno dei morti, il regno del diavolo, giù in quel regno dal quale nessuno mai era uscito fuori, perché lì era il colmo del potere del diavolo. Quando il diavolo è uscito a portare Gesù Cristo nella morte, lui ha cantato vittoria. Ecco, ho vinto io! Io sono il più forte! Perché aveva Gesù Cristo dentro il suo regno. E così cantavano vittoria il Sinedrio, il sommo sacerdote. Finalmente ce lo siamo tolto di mezzo. Possiamo continuare a fare le nostre porcherie come ci pare, perché tanto nessuno più ci pone ostacolo. Guide pazze. Attenzione a chi vuole andare al potere per gestire gli altri e non lo fa in nome di Dio. Quelle guide lì, ho detto più volte, dopo pochi decenni, 20-25 anni, riconobbero un altro come il Messia inviato da Dio, promesso dalle scritture, menzognero, portando il popolo ebraico a una ribellione, insurrezione armata contro il popolo romano, contro Roma, che era una pazzia umanamente parlando, ma lo diceva: Dio ci aiuterà come ha aiutato Mosè a uscire, a far uscire il popolo di Israele dall'Egitto. E con questa cecità, con questo inganno menzognero,
portarono la distruzione del popolo ebraico, che ancora il popolo ebraico paga. E gli ebrei vanno a piangere tutti i giorni al muro del pianto a distruzione di Gerusalemme, avvenuta nell'anno 71 d.C., ad opera dell'imperatore Tito, il quale venne con le sue legioni e fece strage degli ebrei, questi pezzenti armati che neanche si arresero quando superarono le cinte delle mura di Gerusalemme e dovettero conquistare i romani casa per casa, perché non si arrendevano mai, ostinati nella loro durezza di cuore. Questo avvenne. Questo è il peccato. Guai a chi vuole andare a comandare e non lo fa in nome di Dio, in maniera sputatamente, falsamente laica. Renderà conto di tutte le persone che soffrono per le pazzie fatte. Allora Gesù Cristo ha preso su di sé questo peccato, queste cose enormi. Chi di noi potrebbe prendere un peso del genere addosso? Gesù Cristo, la notte del Sabato Santo, avendo dato tutto per amore. Guardate che cosa è. L'amore è dare, 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 dare. Se tu fai la carità, dai quei soldi e non stanno più nel portafoglio, ce l'ha quell'altro. Se tu vai a trovare una persona malata, mezza giornata la passi lì e non davanti alla televisione a gustarti il film che ti piace o a vedere la partita della nazionale. Quando ami, dai. Quando ami, fai un sacrificio. Allora sì che è vero amore. Perché Dio è fatto così. Dio è un Dio che dà di persona natura. Ha dato, ha creato l'universo. Ha dato, ha creato tutti gli angeli. Gesù Cristo ha dato la sua vita per noi. Morto per amore. Morto per amore. L'amore suo è stato il dono della vita, la sua morte. E perché quando due si sposano non sono chiamati a fare la stessa cosa. Ognuno degli sposi è chiamato a morire a se stesso per l'altro, al morire la sua individualità per essere coppia con un'altra persona. E quando genera un figlio al mondo non è la stessa cosa. Due genitori a morire a se stessi per il bene dei figli. E così sempre quando si ama c'è in un modo o in un altro, in una forma o in un'altra, il dono della vita per colui o per coloro che ami. Gesù Cristo ha dato la sua vita per amore nostro. Che dice San Pietro di questo dono? Non era possibile che l'autore della vita rimanesse legato negli inferi. Non era possibile che la morte vincesse sulla vita. Non era possibile che l'odio, la cattiveria, anche avendo esercitato il massimo del loro potere, superassero l'amore di Gesù di Nazareth. Oggi tutti quanti noi siamo chiamati a scegliere tra la vita e la morte, tra Dio e il diavolo, a credere chi è che comanda. Se è più forte l'amore o la cattiveria. Chi crede che la cattiveria, il diavolo, il male sono più forti dell'amore, vende l'anima al diavolo e si iscrive a una setta satanista e vive di quello, perché crede che quella è la cosa giusta. Noi dentro di noi come siamo? Allora dice San Paolo, chi crede nel suo cuore che Gesù Cristo è risorto dai morti, chi crede nel suo cuore e con la bocca dice Gesù è il Signore, non il diavolo è il Signore, Gesù è il Signore, questa persona è salva. Gesù Cristo è risorto dai morti, noi possiamo crederlo o non crederlo. La Chiesa da quando esiste annuncia questo, che Gesù Cristo è risorto dai morti, che la notte del Sabato Santo Gesù Cristo ha sprangato le porte dell'inferno, è uscito fuori, lui col suo corpo e si è portato dietro tutti quanti quelli che il diavolo teneva prigionieri. E poi è sceso al cielo, e poi lo siede alla destra del Padre, e adesso è il Signore di tutti, e adesso nel nome di Gesù Cristo si può essere salvati dai peccati, dalle malattie, dalla schiavitù del diavolo e da qualsiasi altra forma del male. Questo è l'annuncio della Chiesa cristiana, il kerigma, nel nome di Gesù Cristo vinciamo ogni male. Per cui, se nel nostro cuore crediamo che Dio ha risuscitato Gesù Cristo dai morti, con la bocca lo professiamo pubblicamente, che questa è la verità, Gesù è il Signore, noi saremo salvi. Per questo oggi non possiamo guardare le malattie, quando sono grandi, gravi, non possiamo vivere di paura della morte. Oggi professiamo la fede in Gesù Cristo risorto dai morti. Facciamo battaglia nel suo nome contro questi mali che ci schiavizzano per conquistare la libertà dei figli di Dio. Voi anziani che siete qui,
anche quelli che hanno ricevuto più volte l'unzione degli infermi. Continuate a ricevere l'unzione degli infermi, continuate a vivere di queste cose. Dico quello che ho detto già altre volte, durante la pensione delle famiglie ho potuto incontrare una famiglia dove ho fatto uno dei primi funerali qui a Martinsicuro, la famiglia di Carlo Bernardini, c'è qui qualcuno della famiglia, qualche parente. Ecco. Trovare un anziano, un uomo di Dio veramente, retto, ma quando ho fatto mai cose del genere? Allora, nella sua gioventù, questo mi ha fatto la guerra, dura. Quindi, però, ecco, uno che sente Dio vivo nel suo cuore e gli dà retta, obbedendo alla voce di Dio che parla e con quello che era la Chiesa allora, che faceva le messe in latino, che non ci capiva niente nessuno. Chi capiva la parola di Dio allora? I sacramenti erano tutta una cosa misteriosa. Si faceva la comunione ogni tanto perché per mancanza di rispetto. E quest'uomo arriva a quasi 90 anni, lucido di testa, autonomo nel camminare e nel lavorare. C'era appena il difetto che la gamba un po' gli cedeva, così quando portava la carriola, invece di portarla con le mani, lui si era messo una corda, ci attaccava le braccia della carriola, e così quando camminava, anche se cioppicava un pochetto, non si cascava la carriola. 90 anni. Un uomo bellissimo di dentro. Allora lui faceva così, passava tre quarti della sua giornata in camera, in preghiera, davanti alla statua del Sacro Cuore, a questo, per pregare per i morti, eccetera, così. Come pregasse non lo so, perché non penso che lui passasse ore e ore a dire il rosario. Ci parlava con Dio. E poi, d'altra parte, a fare i suoi lavoretti, arriva un giorno, si sente male, stava con la figlia, il genero, si alza così, allora il genero va di dietro a afferrarlo perché non cadesse, e poi lui a un certo punto guarda fisso da una parte, fa un ampio segno di croce e muore. Quello che ha visto lui lo sa soltanto lui. Ma penso che ha visto qualcosa di molto significativo. Pronto, così. Non è morto facendo anni sul letto, o torturato da tubi, tubetti, tubicini, cure, pacchetti infiniti di medicinali, ricovero di qua, ricovero di là, così. In salute. Per voi anziani, per noi anziani che un giorno saremo così, questo è il modo in cui umanamente dobbiamo arrivare al momento in cui Gesù Cristo ci prenderà, in salute, di testa e di gambe. Il modo giusto. L'amore divino, questo vale per noi. Mosè morì in questo modo, che ci vedeva bene, che era in forze. A un certo punto Dio, quando lui ha concluso la sua missione, arrivato al confine della terra promessa, su un monte che poteva vedere il dono di Dio per il popolo che aveva guidato con tante lotte e tante fatiche per 40 anni. Ecco, Signore, è giunto il momento. Mosè, vieni con me, via. Via dal corpo in cielo. Questo è il modo in cui siamo chiamati a vivere in questo mondo. E quindi mai arrendersi di fronte alle malattie. Non sono volere di Dio le malattie per noi. E le malattie vanno sconfitte in tutti i modi, dal punto di vista della medicina, che già è uno strumento di Dio, dice la Bibbia, che Dio ha posto rimedio già in natura contro le malattie. Quindi chi studia la natura, studia le malattie, studia i rimedi che ci possono essere contro di queste, fa un servizio al Signore, il quale attraverso di Lui guarisce i malati. Ma la medicina, vediamo, che ha mille ostacoli, mille fronti oltre i quali non può e non riesce ad andare. Chi ha inventato la medicina contro il tumore? Chi ha inventato il vaccino contro il tumore, così che nessuno ci può essere ammalato e morirci? O tante altre malattie non curabili attualmente, la AIDS ancora non esiste la malattia, in Uganda ci muore l'80% di persone con questa malattia, e tante altre più banali, ma non tanto, il diabete o tante altre malattie.
Che fa? Uno si deve arrendere e portarsi la vita così? Ecco allora che in questi incontri di preghiera, questo lo dico per le persone nuove, siamo qui a combattere nel Signore per sconfiggere le malattie. Perché dice la Bibbia che Gesù Cristo ha preso sopra di sé tutti i nostri dolori, i peccati e le malattie, sul legno della croce, e li ha sconfitti il giorno della sua resurrezione. E la resurrezione di Cristo viene a noi in varie modalità, la numero uno è la fede. Chi crede nel nome di Gesù sarà salvato. Quando i racconti del Vangelo ci raccontano il comportamento dei malati nei confronti di Gesù Cristo, dicevano questo, che la donna emorroista andava lì a correre per toccare almeno il lembo del mantello di Gesù Cristo, perché lei credeva e sapeva e dentro di sé sentiva che se avesse fatto così sarebbe guarita. Così ha creduto, così ha fatto, così le è avvenuto, è guarita. E così gli altri malati, con fede, Signore, tu puoi tutto, abbi pietà di me, sono cieco e non ci vedo, sono lebbroso, sto per morire, se tu vuoi salvami, se tu vuoi, lo voglio, sii guarito. Questo è il comportamento di Gesù Cristo allora quando era sulla terra. E ora che è in cielo, Gesù Cristo è cambiato? Forse noi, la Chiesa, siamo cambiati, allontanandoci da Lui, ma Lui non è cambiato verso di noi. La sua misericordia è la stessa, anzi, dilatata dalle nuove dimensioni acquisite con la sua resurrezione dei morti. Allora oggi, fratelli, che cosa bisogna fare? Invochiamo la potenza di guarigione del Signore Gesù Cristo. Tocchiamo il lembo del suo mantello. Invochiamo la sua salvezza per la guarigione della nostra anima e del nostro corpo.